Bentrovati e bentrovati in The Last of Us Remastered. Allora, abbiamo fatto la conoscenza con Bill, che è un pezzo di pane proprio, guarda, un po' duro. Mi sono in casa da solo. No, non è vero. Venuti al mare. E mi trovo a non fare un cazzo ogni tanto. Non lo so, sono 2 giorni che vado al mare e io, siccome non ci vado perché non sono neanche in forma fisicamente, volevo andarci al mare. Sono grasso. Oh, se rimango a casa, anche perché non mi piace più tanto il mare. Mi piace nuotare, ma non mi piace andare in zone affollate. Beh, sono deciso, registriamo un po'. Anche se io credevo che oggi fosse venerdì, che invece è giovedì 17. Pensavo fosse oggi fosse venerdì, vi giuro. Quindi ho detto, vabbè, c'ho il video di Domfe oggi, ce l'ho, quindi non devo fare. Invece devo registrare un altro video in più. E quindi tocca farlo. Namo. Dai, Pronto? vediamo se. Sai Pensi come di funziona? farcela? Sì, non c'è problema. Stai Cazzo, è una tranquillo, Bill. macchina! È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Lo so che Ellie diventerà tremendamente cattiva, più cattiva nel 2, lo so, me lo dicono ogni volta in un commento, ma fino ogni volta un commento lo dice, Bill, lo so già, ho credo, trovato non lo so. questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Però, Stupido ah, l'ha idiota. buttata. Pronti ad andare? Aspetta. Ah no, è la stessa. Non penso di avere nient'altro, giusto? No. Allora, rifaccio un altro molotov perché posso. E no, coltello non lo butto. Non butto per fare una bomba, ce n'ho due. Non penso neanche di fare il potenziamento della lana. Vai. Va bene, Bill. Dobbiamo essere veloci però, eh. Ok, mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento. So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa! Non farti usare! Penso Ok, sul Ellie, stai DLC. pronta. Non so se mi conveniva giocare prima al Schiaccia ora! DLC. Schiaccia! Ehi, bel lavoro, ragazzina! Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo Perché gli ha fatto un riprovare. complimento per Resta una volta. concentrata. Ah, perché? Se Dall'altra piano. parte alla vostra sinistra! Non serviva a spiegare. È scappata. Siamo a posto. Torniamo al camion. Dobbiamo andare più veloci. Ci sto Continua a provando. spingere. Continua a spingere. Ehi, dietro la casa, alla vostra destra. Vieni, Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Dai, 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 dai. Quello ha mollato delle munizioni. Ah no. Cazzo. Che è successo? Che sta succedendo? Devo Una mano curare. mi farebbe comodo. Bene, 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 bene. C'è una segua. Aggiungiamo la collina. Sti cazzi, tanto è mo era morto. Ok, Ellie, stai pronta.
Ok, Ellie, metti in moto. Dai, ti prego. Sentito che roba, Bill? Beh, significa che l'hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion. Mamma mia. Metti la... Dobbiamo pregare che l'alternatore regge. Dobbiamo pregare che l'alternatore regge. Ok, qui va bene. Ferma. Non farla spegnere, ok? E che vuoi fare? Vuoi accelerare un po' poco poco? Quasi ammazzato. Ma non è vero. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Ah, grazie. Okay. Ehi, Bill. Riguardo al tuo amico. È difficile. E io... Beh. Siamo pari? Sì, siamo pari. Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Però non gli ha detto di testa ancora. Vabbè, dai. Oh oh. Male. Malissimo. Che poi devi prendere la benzina dalle macchine come una qualche volta se succhiava con il tubo. Ma che fai? Dormi mentre guidi? No, cazzo. Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui. Continua, puntini. Oddio, la suspense. Dove l'hai preso? Non dirmi che l'hai preso da Bill. L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. No! Ma perché? Ma voi c'avete un sesso del Survivor del cazzo! Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. Quello non è per bambini. Lo sa, che gli frega a lei? Che diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila. Stai tranquillo, voglio... Guarda per strada! Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao ciao amico! È bella che... Sai una cosa? No. Non è male per niente. Potremmo fare più casino. Comincia a sparare in aria come, come fa quel coso dei Simpson, del texano dei Simpson. Ma è neve? Merda, devono mollare l'auto. Male. E adesso? Non la puoi forzare, tocca andare a piedi. Vuoi fare il giro largo? Ma così cadi in una piena imboscata. È chiaro che molti si metteranno lì a prepararsi, eh. È da un po' che non incontro nemici umani, infatti. Piano. Aiuto. È una trappola. Andiamo ad aiutarlo? No. Lascia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Tra parentesi, non me lo ricordavo questa cosa, semplicemente l'ho prevista. Beh, tanto va, tanto per avere un'auto. Radio va ancora. Oddio, il copyright, non ci ho pensato. Speriamo.
che arriva. Sparagli. Porcocciuta. Aspetta che mi dai comandi. Perché non ce vai tu sul sul vetro? Vai Duce. Oh, tiè. Ma prendi un altro pezzo di tuo sicuro coltello. Bravo. Oi. Sì, ti darò una bella lezione. Porco mondo. Esso tu. Pezzo di merda. Forza. Cos'hanno questi tizi? Prendi fiato. Ce ne andiamo. Ok. Attento. Shit. Sta giù. Questa è più precisa. Cazzo, c'hanno mira. Adesso due. Andiamo. Sto cazzo. Mm. L'ho visto. Tanto. Vabbè, niente, fammi qua. Non ti ha coperto abbastanza. Gesù, Joel! Ma che cazzo vuoi? Se fammo ammazzare? Oh, cazzo, ancora. Quanti siete? Presso. Bene. Credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? No. Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. E anche freddo. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Vediamo. Si è spaccato la schiena. Trova qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. Belli. Giusto. Ok, vai. Per esempio, c'ha l'asse di legno. Ok, ce l'ho. Oh, 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 che vedo. Attrezzi. Puoi anche mollare del tutto ormai. Tanto casino abbiamo fatto. Guarda. Oh. Perfetto. Livello 2. Cos'è? Fumogena? Fumogeno, zucchero ossidato crea una corte di fumo che ti nasconderà dai nemici. Innesca generando un forte scoppio che sostituisce i nemici presenti in una giurazione. Come si viene bloccando le loro linee di vista. Sfrutta questo favore. Aspettate. Dove sta negli slot? Ok, giù è sbagliato. Non dovrebbe stare in quel punto. Che cazzo. Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cavoli. Un sacco di gente non ce l'ha fatta. Sapevo che saremmo dovuti tornare. Caccia la pazza. Siamo sopravvissuti. Brava, cominci a capirlo. Avanti, usciamo di qui. Cominci a capire come funziona. Trovassi un altro. Allora, senti, una molotov la faccio. Sono troppo utili contro i zombie. Coltello lo faccio. Lo faccio a sto potenziamento. Conviene. Così non mi spreco. È stato uno stupido. Ah, che palle. No, perché potevo far tenermelo per la prossima, se trovavo un'arma migliore. Veramente a me mi servirebbe un tavolo da lavoro, ma a quanto pare non siamo così fortunati. No, là, sono così rari i tavoli da lavoro, raga. O non li vedo io. Come lo sapevi? Che cosa? Di cosa? Dell'imboscata.
Perché probabilmente li faceva anche lui. Mi sono schierato da entrambe le parti. Così uccide. Signora, signorina, è questione di sopravvivenza. Devi fare quello che devi fare, purtroppo. E lo so che è una cosa da ticcinica, ma... Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, per dire. Brava, Ellie. Certo, purtroppo... E c'è anche il fatto che nel 2 molti si lamentano del fatto che... Alcuni si lamentano del fatto che nel 2 c'è quella storia cosa del finale. Cos'è? Kit pronto soccorso potenziato, non ho letto. Non ho letto, forse aumenta la cura. O forse la velocità. Dovrei aumentare... Allora, la cosa da vedere poi dal fatto che la velocità di cura è una cosa, però il fatto che non è che ti puoi curare un tot percentuale e poi smetti di curarti. No, devi curarti, devi usare tutto il medikit per farti quella cura. Quindi, penso velocità cura sia una cosa necessaria fino a un certo punto. Se tu la massima pure sarebbe comoda. Cioè, la dose di arma... dipende dall'arma, perché poi fa il potenziamento. Ma stirare il coltello, beh, pazienza. Era la porta giusta? Aspetta un momento. Aspetta un momento, c'è una porta aperta qua. Infatti non importa. Proseguiamo. Beh, sai che c'è sta una parte con gli zombie. Perché li chiamo zombie? Bene, al lavoro. Con gli infetti, ma te? Mi rosicherà tutto il tempo questa storia. Che potevo mettermi un'altra fondina. Mannaggia miseria. Allora, avevo detto che potenziavo l'arco e potenzio l'arco. Esatto, questo è comodo. E assolutamente la portata. Aspetta, questa cos'è? Velocità di ricarica. Perfetto. Non c'è la cosa delle frecce. Pensavo ci fosse. Probabilmente è un potenziamento con un coso. Con un come si chiama? Sei tu che stai a fare sto casino? Bella musica. Cos'è? Sta suonando la campana buddista, scusatemi. Bene. Ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie. Rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Perché lui non è immune, tu sì. La tua importanza è troppo alta. Pillole? Ah no. Sì, no, pillole invece. Brava! Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Fantastico. Ciccia, sì, però basta. Zitta, zitta, per favore. Avete l'essenza della sopravvivenza sotto le scarpe. Questo è morto da parecchio. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Stupendo, più tardi me lo leggo. Ma questo era un fumetto vero? Ma mo devo stare attento pure ai fumetti, no, te prego. Era solo questo. Dalla la composizione del corpo è morto da molto tempo. Però ci sono ancora i tessuti, quindi vuol dire che è stato al sole parecchio tempo, tanto da mummificarsi. Vedo un sacco di polizieschi, non avete idea di quanti ne abbia visti. Troppi. Troppi polizieschi. Che c'è scritto? Cosa succede se il cibo finisce? Ah, pure i cannibali? Va bene. E tanto ormai cliché sono tutti. Vieni a trovare roba. No, c'è il mattone, era meglio. Il mattone era meglio, stordisce meglio. E poi se switcho nel mattone e do un attacco corpo a corpo, glielo spacco in testa. Allora, a me mi puzza sta cosa che c'è stato tutto su spazio aperto senza niente. Ellie sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie.
Quanti siete? Gregge davanti e non ne hai colpito uno. Gregge? Tre. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. E uno fisso lassù. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera. Fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Ma la voce di coso? Io mi sono beccato l'unica auto che sta... che blocca tutte e tre... la vista di tutte e tre. Come l'ho detto, sta venendo qua sto bastardo. Cos'è stato? Merda. Sì, l'ho sentita. Ehi, attenzione! No, non me la sento di sprecarli. Questi come giro io mi giro di qua. Non l'aspetto più. Andiamo a vedere cosa fanno quei bastardi. Ti prego, non sempre così. Ti giuro che stanno ancora cercando di tagliarci fuori. Sì, e tu che farai? Sì, lo vedrò. Lasciali passare. Perfetto. Muoviamoci. Come al massimo. Va bene, lo faccio una moto, rompi coglioni. Ma fatti i cazzi tuoi per cortesia. Ah, era un coso medico. Vabbè, andiamosene. Quei tizi mi danno i brividi. La città è piena di questi tizi. Sì. Si sembra. Mattone. Ma. Diamoci una mossa prima che tornino. Però ha detto gregge, quindi probabilmente ce ne sta un fottio di gente, dei nemici. Sono molto contento di me. Ci arriveremo. Sono molto contento di me stesso di essere riuscito a passare. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Stop feeding us like your frazioni. Già. Prima cominciano a dartele, poi te le possono dare solo di meno, poi te le danno solo a chi a chi necessita e poi non le danno più. Sì, Eden, ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? Nuovo capoccia, stessi discorsi del cazzo. Non so, ora che c'è abbastanza gente che controlla le uscite, per lui possiamo allargare il perimetro. E questo a cosa ci servirebbe in realtà? Non so, troviamo del carburante, attiviamo altri generatori. Vorrei rimettere in funzione uno di quei proiettori, guardare dei film, roba così. Non succederà mai. Ho sentito parlare di espansioni troppe volte. E ogni volta che ci proviamo, alcuni di noi ci lasciano la pelle. Sarà diverso. Tieni basse le aspettative, giovane. È che uno è armato, gli altri due credo siano. Uno ci abbia una pistola, un altro c'ha. Ok, datemi un attimo di tempo. Ok, chiedo scusa. Era una questione urgente con il bagno. Shit. This is actually bad. Qui.
Quello c'ha l'arma. L'altri due no, questo. No, ce n'è un altro lì. No, 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 se può fa, se può fa. Posso farcela. Lei ti devi levare dal cazzo. Ogni volta che tu mi passi davanti mi blocca, lo capisci? Quella tizia non si guarda. Non avevo mai visto nessuno con tutta quella visione. Ci abbiamo messo due minuti per uccidere gli altri e cinque ore a dare la caccia. Cavolo, qualche volta la paga l'avevi guadagnata. Sì, infatti. Sono quasi arrivato quando ha iniziato a spararci. Stupido. Poteva fuggire. Ha detto dal di distanza. Joel, nemici a destra. Devi stare zitta lì per cortesia. Merda. Avresti dovuto tenerla. Farla entrare nel gruppo. No, è possibile. Secondo il capo, è ora che ci espandiamo. Nuovo capoccia, stessi discorsi del capo. Non so, ora che c'è abbastanza gente che controlla le uscite, da cui possiamo allargare il perimetro. E questo a cosa ci servirebbe in realtà? Non so, troviamo del carburante, attiviamo altri generatori. No. Come? Oh, cavolo. No, sono attivi! Se sono attivati, come cazzo è possibile? Oh no, ti prego, dimmi che non sta salendo su questo. Oddio, no, ti prego. Io voglio quel maledetto manuale. So che c'è un manuale per strozzarli più in fretta. Voglio quel manuale per subito proprio. E non è possibile, dai. 10 secondi per strozzarlo. Allora, quella mi sembra tanto un'uscita. Ma mi sembra pure l'unico. Sono di sotto. È un tiro difficile. Perfetto. Ma vedi la mia tensione in questo momento. Muoviti Ellie, muoviti Ellie. Non avremo altre possibilità. In realtà c'era prima, ma vabbè, sti cazzi, muoviamoci. Non mi dica che semplicemente ho fatto il giro. Ok, 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 ok. È lì! Allora, qua mi puzza di combattimento, quindi... ciccio fuori la roba, ricarico anche il fucile a pompa. Andate, ho trovato dei colpi. Certo, l'unica cosa è non... no, se non ci hanno sentito, ci hanno sentito pure dopo, adesso. Vediamo dove porta. La città sarà piena. Però di questo pezzo sta al pezzo della città in due parti. Giù, giù, giù.
Tutto con tre frecce. Ma quella è Angelita. Bene. Andiamocene. Perché andiamocene? What? Ok. Non penso ci abbiano visto. No, più che altro il dubbio mi viene. Ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini. Ah, no, pensavo fosse Angelita Battle Angel, là, come si chiama. Continuiamo a muoverci, forza. Continuiamo a muoverci, forza. Lei non può notare. O te la metti sulle spalle, rischiano di affogare anche te. Sapevo c'è la roba qua. Perfetto. Quella ragazza è magrissima. Non è che tu sia ghiattona, eh. Stai benissimo, tu stai bene, stai. Sono io quello grasso. Siamo qui, sono io quello grasso dei due. Allora, lei non sa nuotare. Dove cazzo passa? Ah, mi hanno detto che non ci sono mostri acquatici. Però sono scappati tutti gli animali dallo zoo, quindi... Ellie? Sure. Non posso saltare così lontano. Butta giù il palo. E dove che vai? Dove vuoi andare? Ma poi scusa, ma sei l'acqua? Poi semplicemente poi semplicemente fa così. Ci sono le sbarre, Cristo! Ti puoi arrampicare sulle sbarre! E poi c'è il bastone col coso, te basta allungarti. Ehi, c'è un'altra di quelle cose tipo zattera. Sono pallet. Sì, ma mi puzza. Aspetta qui. Guardo dove va a finire. È troppo facile. L'ha presi? Sono passati? Ellie? Perché la musica dell'inizio di tutto? Io mi sono immerso perché ho detto non è che mi devo... A parte che c'era l'oggetto. Ho detto devo sparire. Se mi vedono è la fine. Dai, vamo, salissa. Ma so io o c'è sta roba? Oh, pesce! Cazzo, questo è cibo, oh, prendilo! Ah, non sai se sono infetti, è vero. Tecnicamente... Abbiamo detto che non prendi gli animali, infezione. Quindi, tecnicamente... Che c'hanno ancora un sistema più o meno... logico. Tagliamo attraverso l'hotel. Lì. Ma perché salti? Così lo se si sfonda, tu vai giù e foghi, no? Piano. Oddio, sta tornando la macchina. Non dirmelo. Metti l'asse come hanno fatto loro. Ma poi scusami, passiamo dentro l'hotel nell'esattamente il momento in cui loro sono rientrati dentro l'hotel. Ma sei scemo. E ti ha dato di volta il cervello. Va bene. Ora devi solo trovare il modo di salire. Così? No. Però se c'è sta un'altra zona pesante. È un bar. Sì. Mm-hmm. Ciao Ellie. Che puzza qui dentro. Grazie, acqua stagnante. Ma hai sentito la... Le caffetterie? Sì. Molto spesso. E cosa prendevi? Beh, solo caffè.
Poi aspetta. Poi chiamarlo caffè il vostro. E di tanto. Poi c'aveva proprio una macchina per l'espresso. Vabbè. Ci sei, Ellie? Eliuccia? Ci sei? Ah, devo salire. Aspetta. Perché c'è qualcosa qua? Sì, non dovrei salire così aggressivo. Basta raccogliere le bottiglie. C'ho sta cosa compulsiva ossessiva, eh. X rossa. Wait, what? Sbaglio, sta cosa è spostata come se ci fosse qualcosa dietro. Non penso di poter craftarmi niente. Allora, ci sono ancora parecchie. C'ho parecchie sia lame che nastri. Quindi, un'altra bomba la creo. E mi creo anche una bomba fumogena. Perfetto. Raccogli questo. Attrezziamoci. Cioè, ricevi il massimo. Probabilmente è arrivato il trofeo. Probabilmente è farti. No, aspetta, siamo dentro. Se devo fare un close combat. Combattimento ravvicinato, ci faccio niente con fucile da caccia. Vedo che non mi sposto. Ah, ok, no, finisce qua. Pillole no, eh. Wait, what? Ah, ne sono due bottiglie. Allora, sto scendendo da qua. Via. Voglio concludere anche il video. Per te i cacciatori sono andati. Stiamo per scoprirlo. Erano papere quelle? Erano papere o erano mostri? Via libera, Ellie, scendi. Che roba, eh? C'eri mai stato in un posto così? No. Prima che andasse tutto di malora, vedo. Allora, concludo qui, ragazzi. Ci vediamo sempre, ragazzi. Vi ricordo che il canale è sempre rimasto sul mio canale. Nel prossimo gameplay continueremo questa storia e anche con l'hotel. Ci